con l'interruzione di Rambo, però mo in questa cassetta metto tutta la versione di Rambo, un po' di Scary Movie, simpatiche, divertente, Claudio, metto solo qualche spezzo per far capire com'era la sensazione di stare al buio. E niente, mi dovete di nuovo scusare per l'interruzione, ricomincio, questo è un biscotto fatto da noi, artigianale, molto saporito. Comunque, adiù. Ciao, ma non vi perdete gli spettacoli. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Casino divertente, Claudio, all'inizio. Sembrava di stare in casa. Ecco, allora sta quasi per iniziare lo spettacolo di Rambo, incominciamo a vedere già qualche personaggio, il fumo comincia a uscire e fra poco spiegherà la situazione. Questa non la registro, questa parte. Comunque per l'espressione di questi soldati all'inizio da qua, ma qua la paura non va. Tua faccia non piace per niente, non penso di essere intelligente, non magari vede qui faccio per lì una bella striscia scappando di nostro cervello lui, ma è lì che sbaglia, capisci? È lì che sbaglia. Tu no, no, ti preoccupare, sento ragazzi magari scegliesse a me. Infiltrata sua barba invece, veloce con me in galera subito, rapido, rapido. Bene, bene, bene. Ha preso gli ostaggi, ragazzi. L'ostaggio è in galera speciale, veloce. Bene. Non tanta galera. Consiglio a tutti voi di seguire semplici regole se non volete fare pessima fine come quattro poveri deportati. In campo di galera è severamente vietato parlare. Ogni chiacchiera potrebbe essere scambiata per maledetto piano sovversivo contro l'esercito sovietico. In campo di galera verrebbe sottoposto a doccia disinfestante a sano per il lumio una volta a settimana. Sarebbe suddivisi in gruppi, in base a sesso e a età, e condotti in nostra stanza lavatrice dove Georgia Franziskova aspetta voi. Comunque sta cosa non c'è l'anno scorso. Ah, che silenziose, bravi, paura, eh? Momento proprio. Ma sta proprio incazzato. Non è le cose. Sia signore generale! Maggiore, avete eseguito i miei ordini? Sì, signore generale, abbiamo schedato prigionieri e prescelto ostaggi per negoziato. Ben fatto, maggiore. Ora può procedere a trattare con Casa Bianca liberazione di compagni detenuti di guerra. Faccio uscire immediatamente i prigionieri. Sì, signore generale, prendete gli ostaggi. Sono generale Podolski. Ora dovresti. E per questo esigo il massimo rispetto. Quanto male siete stati abbandonati da esercito militare. Ciò non mi sorprende. E voi soldati portate fuori anche l'altro. Hanno preso dei personaggi del pubblico, oh caro che mamma l'ha pigliata a me. Ma si sapeva allora che faceva un maggiore Gatti. Controlli quei civili e faccia in modo che la seguano. Generale, non ha fatto i punti con i nostri rinforzi. Avete scomodato l'intero esercito campione? Si sta sbagliando. Contro di voi basta un solo uomo. Bravo. Generale, ha pistato aereo di cuore noi. Nessuno si può permettere di violare il nostro spazio aereo. Soldati, nascondete gli ostaggi! E voi, in posizione di combattimento! Ecco, ma sei registrato! Dando le mani! Ecco! Non mi dica! Non sei altro, le reti verdi dell'esercito degli Stati Uniti. Generale, ho bloccato il nemico! Ben fatto, soldato. Tienilo sotto tiro. Colonnello, tutto qui, suo esercito. Come vede, è già nelle nostre mani.
Soldato, rinchiudi Rambo assieme ad altri ostaggi. Maledizione, massa di incapaci! Con i nostri via. Soldato, portami quello stagio.
generale. Guarda, risolviamo la cosa. Dannati sovietici! Voi americani, sempre i soliti. Forza, poniamo fine a questa messa in scena. Incatenateli! E voi soldati, ripristinate la torre di comunicazione. L'esplosione finale. Oh, tremenda! Ma che immagini, Claudio! Mamma! Forza Rambo! Non temete, abbiate fiducia in voi. Madonna mia, che emozione! Questo signore non c'è tempo da perdere. Prepariamo gli esplosivi per aprirci una via di fuga. E gli ostaggi? Bravo, cosa pensi di fare? Agli ostaggi pensiamo dopo, colonnello. Andiamo! Ora dobbiamo creare un diversivo. Perché sono la tua arma migliore. Io non esisto.